fatto stesso che ci si è invitata anche chi la pensava in maniera diversa, no? Alla Voltaire maniera, il famoso libertà, perché però deve essere attuato, no? Io non condivido le preghiere, ma farò di tutto affinché tu le possa esprimere, però devi esprimere, se vedete. Se sì, poi dissertatore. Vabbè, chi l'ha che no, poi sta ovviamente, quindi la citazione viene adottata e quindi il problema è proprio questo. Assistiamo ancora, come diceva giustamente la professoressa, noi purtroppo paghiamo ancora lo scotto di una frattura, di una mancata pacificazione culturale, e perché c'è una disonestà intellettuale, perché ci sono troppi interessi a mantenere lo status quo e perché ci sono dei privilegi acquisiti laddove puoi entrare in certi ambiti accademici, istituzionali, se non dici certe cose che possono essere scomode. Questo è intollerabile ed è esattamente quello che purtroppo avviene, come d'altro canto anche l'autocritica, che pure stamattina c'è stata, no? nel registrare, vuol dire, l'inopportunità di certi provvedimenti, certe scelte da parte di Ferdinando nel non rimanere in trincea. Ma voglio dire, però c'è da dire una cosa, poi alla voce autocritica io vorrei anche però far presente quella che è l'egocentrismo e l'individualismo del popolo meridionale. Noi siamo un popolo di individualisti, non abbiamo acquisito la capacità di fare gioco di squadra, cooperazione. È stato citato il bando di Napoli, ragione per cui io ho avvertito il desiderio, prima ancora il dovere, di fare un intervento. Bene, il bando di Napoli è stata l'epilogo della soppressione del Banco di Napoli, rappresenta la più grande tragedia che ha vissuto il Napoli. Napoli è il meridione tutto, dall'unità d'Italia ad oggi. Si è perso il potere politico nel 1861, si doveva completare il quadro, si è perso quindi nel 2018 definitivamente il potere economico. Però che cosa succede? Guardate, è stato detto la Fondazione Banco di Napoli. La Fondazione Banco di Napoli, come ben sapete, ha l'archivio economico più importante del mondo, 330 stanze, zeppe di milioni di documenti. Però forse non sapete che nella raccolta Bonelli, il Museo di Napoli, collezione Bonelli, del quale sono l'artefice nonché il direttore di fatto, conservo centinaia di testimoni. È la più importante raccolta al mondo mai dedicata a una città, oltre 10.000 testimonianze dal 500 ad oggi, ed è l'unica raccolta sempre al mondo che tratta di ben 20 aree tematiche. Vale a dire, se andate al Louvre o al British Museum non troverete 20 aree tematiche: trasporti, immigrazione, ludica, enogastronomia, urbanistica, architettura, commercio, ludica, emigrazione. Quando io andai a parlare con i signori della Fondazione Banco di Napoli, all'epoca il professor Orazio Bamonte era il referente culturale, adesso è presidente, dissi: guardate, il Banco di Napoli è stato soppresso vilmente per una storia che sappiamo tutti, inutile ripeterla, manovra di Stato. Salviamo almeno la memoria. Laddove si è persa la banca, che si salva la memoria. Feci vedere la mia raccolta, pensate che la Fondazione Banco di Napoli, del Banco di Napoli non ha neanche l'1% di quello che conservo io. Dice: come, l'archivio economico più importante del mondo? Dice: sì, perché ci sono gli antichi banchi. Alla voce, locandine, manifesti, libretti di conto corrente, fotografie delle sedi di tutto il mondo, medaglie, cartoline, brochure, eccetera, 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 loro non arrivano all'1% di quello. Feci vedere questo tesoro straordinario e dissi: adesso, era i primi di novembre del 2019, alla vigilia del 26 novembre, che ricorre il primo anniversario della fine ufficiale del Banco di Napoli, facciamo un incontro, una testimonianza dove andiamo a raccontare questa storia. Sì,
facciamo così, appena da noi, poi vediamo come fare. Andai alla Fondazione Banco in Acqua, Palazzo Ricca, voi sapete che all'ingresso ci sta la biglietteria e la guardaroba. Loro tiene 330 stanze e mi dissero: noi non abbiamo spazio, possiamo farla qui la mostra. Ovviamente io dissi: effettivamente avete visto che cosa vado a esporre, no? Il manifesto, atto di nascita del Banco di Napoli, il libretto di conto corrente più antico conosciuto, eccetera, eccetera, eccetera. Io accettarono, disse: ok, facciamo. Rimasero col cerino in mano. Gli disse: adesso però datemi tempi, ma ufficializziamo la cosa. Non ebbi più risposta. Risultato: il convegno lo feci da me, presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo, dove c'è il Museo di Napoli, che invito tutti a venire a vedere. Perché se quando... Quando verrete non resterete scioccati, io vi regalerò tutta la raccolta per la quale ho dedicato tutta la mia vita. Ho iniziato per 12-13 anni, adesso ne ho 51. Ebbene, feci la fece di quel convegno, quando dice nessuno parla, che lei ha detto nessuno parla, feci il convegno nel 2019. Parlavo di te, No, ma il problema è che nessuno è interessato, diverso da te, è che ho fatto il convegno il 26 novembre del 2019. Poi ho fatto la più importante mostra mai realizzata su una banca, perché ovviamente al concetto una mostra su una banca viene debutamente storica, ma se il Banco di Napoli cambia la storia, perché lì c'è la filantropia, l'urbanistica, l'architettura, la storia, un altro discorso. Io feci la mostra da me, un grande smacco per la Fondazione Banco di Napoli, ne parlavano tutti i giornali, pagine intere. Dove sta la mostra la Fondazione Banco di Napoli? No, alla Casa dello Scugnizzo. L'anno scorso poi ho fatto il terzo convegno, l'anno scorso l'ho fatto a Salerno, quest'anno il 26 novembre probabilmente lo farò a New York o alla Camera dei Deputati, ogni anno il 26 novembre, però la città non partecipa, i neoborbonici, i sanfedisti, gli appassionati, gli amanti di storia patria, i revisionisti storici, dove stanno? Sono dei modaioli o sono sinceramente interessati alla causa culturale, al revisionismo storico, alla voglia di capire, a quel sano legittimo orgoglio civico? Io non li vedo. Quando il San Carlo, io la più importante raccolta san carliana conosciuta, se andate a vedere il Museo del San Carlo, è un misto tra un'impostura e una sala giochi, è costato 2 milioni di euro, trovate testimonianze che vanno dagli anni 50 del secolo scorso ad oggi. L'anno scorso ho fatto, in occasione del 285 anniversario della nascita del San Carlo, il 4 novembre del 2022, una mostra sul San Carlo. Dove l'ho fatta? Al San Carlo? No, l'ho fatta alla Fondazione Casa dello Scugnizzo, dove sono centinaia di testimonianze dai primi anni dell'Ottocento. E adesso concludo, che cosa è questo? Sono scelto fuori. Devo molto sapere dove. Sì, devi aspettare. Volete venire anche oggi pomeriggio? Come state? Io starò lì tra poco. Però dovete aspettare l'ultima cosa. Adesso c'è in corso una mostra sull'immigrazione all'Archivio di Stato, uno dei più importanti archivi al mondo. Andate a vedere, trovate tutte le riproduzioni. Hanno 70.000 passaporti, ma alla voce manifesti, locandine, lettere degli emigranti, brochure, fotografie degli emigranti, fotografie dei fotografi italoamericani, che cosa? Niente. Adesso il 28 giugno, quindi tra pochi giorni, 28 giugno, andrò a fare una mostra. Dove? A New York. Dal 28 giugno al 30 agosto all'Istituto Italiano di Cultura di New York, perché qui a Napoli gli amanti della storia, cattedrale,
Il museo si trova ospitato presso la Fondazione Caso dello Squinzo. Sono oltre 10.000 a Mater Dei, a 100 metri dalla pizzeria Salita, per intenderci, che conoscete tutti quanti. Sta al primo piano, le visite sono possibili tutti i giorni, a tutte le ore, ma su prenotazione, chiamandomi, e io sono sempre disponibile ad accogliere quanti venendo troveranno un tesoro inestimabile che è stato il frutto di, un sacrificio di tutta la mia esistenza fino ad oggi. Grazie. Il saluto finale per il maestro Carlo Emilio. Emilio, ma chiuso l'aspetto a te. Volevo dire grazie per essere venuti. Grazie per essere venuti. Spero di essere posto per gli altri. Alle 4.